tutti abbiamo visto queste folle immense che seguono Gesù e, e vedremo oggi appunto una parabola sul pericolo delle ricchezze, però vediamo un po' come avviene eh, e che significato ha questa parabola, perché il Signore ci stupisce ancora una volta. Leggiamo al versetto 13: gli disse un tale dalla folla: Maestro, dia mio fratello che divida con me l'eredità: è un'istanza dell'uomo che aveva avuto un torto. Il fratello gli aveva rubato l'eredità, e questo nel mondo semitico è gravissimo, un'ingiustizia gravissima. Ecco, e quindi si appoggia a Gesù ecco, e gli chiede di parlare con questo fratello che non vuole eh, dividere l'eredità. Ecco, e sentiamo la, la risposta di Gesù, ecco, ma egli disse, Gesù disse, o uomo, chi mi ha costituito giudice o regolatore di spartizione sopra di voi? Ecco, allora qui eh, c'è una risposta un po' scandalosa di Gesù, ecco, un qualsiasi prete ecco, farebbe, mh, farebbe qualcosa per quest'uomo. Gesù di, decide di non intervenire. Ecco, e, e questo può sembrare scandaloso a eh? un semita che, che legge il Vangelo. Ma come? Non, non, non fa giustizia? Anche i re di Israele facevano giustizia. Ecco, oppure i, gi i giudici del, del popolo di Israele. Ecco. E, ma, ma vediamo anche da un altro punto di vista ecco, che... Ne, di cui parlerò negli spunti, ecco, per far capire un po' eh, probabilmente qual era l'intenzione di Gesù. Ecco, in ogni caso leggiamo mh, i versetti 14 e 15, anche, anche il 15, e disse allora, rivolto a loro, cioè alla folla, Guardate e custoditevi da ogni cupidigia, perché anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non sta in ciò che possiede. Ecco, e allora vedete che Gesù prende in, in, in considerazione eh, il problema in generale, cioè il problema della cupidigia in generale. Ecco, ammonisce tutti ecco, a non cadere nella cupidigia, nell'avarizia, cioè la concupiscenza, questo desiderio innato che ha l'uomo appunto di accumulare, forse anche per sentirsi più sicuro. Ecco. Però poi il Signore dice perché anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non sta in ciò che possiede. Cosa vuol dire la risposta del Signore? La sua vita non dipende da ciò che possiede, non sarà valutata su quello. Ecco, vuol dire così. Cioè, quando Dio fa il giudizio, farà giudizio su altre cose, di bene, di male, che, che, che l'uomo può avere fatto. E quindi la ricchezza non è un titolo d'onore, assolutamente, anzi, forse se le seguiamo i Vangeli, eh, vi ricordate la, la parabola della cruna d'un ago, ecco, forse la ricchezza, è, anzi, dal punto di vista di Gesù, è molto pericolosa. Ecco, poi andiamo avanti, leggiamo la parabola. Rivolto a loro disse poi una parabola. La campagna di un certo uomo ricco aveva dato un buon raccolto e ragionava tra sé, che farò, poiché non ho dove raccogliere i miei frutti? E disse, questo farò, delimolirò i miei magazzini, ne costruirò di più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. E dirò all'anima mia, Anima mia hai disposizione molti beni per molti anni. Riposati, mangia, bevi ed è, e divertiti. Ecco, ehm. Allora, qui è la storia dell'uomo pieno di concupiscenza che eh, usa tutta la vita per accumulare. Eh, la campagna dell'uomo da un buon raccolto, che questa sarebbe una benedizione di Dio. ecco, Invece questo ricco cade appunto nella, nelle, nelle trame della concupiscenza, dell'avidità. Allora invece che essere contento e godersi la vita, come direbbe Coelet, questo qua continua ad accumulare e ragionava fra sé appunto cosa, fa, cosa farò e allora decide di fare dei nuovi mh, magazzini più grandi e raccogliere tutto il grano e i beni, ecco, quindi tutta, tutto il raccolto eh, di tutti i tipi, ecco, se comunque. E poi dice, dirò all'anima mia... <ride> Anima mia, hai a disposizione molti beni per molti anni. Riposati, mangia, bevi e divertiti. Ecco, e... <coughs> vedete il fine della cupidisa che non si arresta mai perché quest'uomo indugia Ecco, si fa i magazzini. Quindi, fa un'altra cosa che serve appunto per accumulare meglio. E, e... e quindi. Qui è il tranello della, cupid della cupidigia ecco, per la quale appunto l'uomo poi va a finire che, eh, come dice Coelet nel suo libro, ecco, che mh, alla fine non si gode neanche il provento delle sue fatiche perché è più forte la, cu la cupidigia. Ecco. E, mh, Leggiamo un attimo la, la nota, eh, perché io ho tradotto letteralmente e dirò alla mia anima: anima mia hai a disposizione molti beni. Ecco, il greco dei Vangeli segue il concetto di anima dell'ebraico aramaico, vedete qua, e non del greco. Nel passaggio in questione Luca gioca su due significati del termine anima. Dirò a me stesso oppure dirò alla mia volontà, al mio desiderio. Vedere vuol dire due cose, vuol dire parlare a se stesso, alla, alla propria anima, ma vuol dire anche eh, dirò a, alla mia volontà e al mio desiderio. Cosa vuol dire? Che l'uomo ricco in realtà non segue la ragione, ma l'istinto della concupiscenza. Ecco, poi la, un altro termine... Un altro significato del termine anima l'abbiamo al versetto 20, quando dice questa stessa notte ti sarà richiesta la tua anima, ti sarà richiesta la tua vita. Nefesh in ebraico, anima in ebraico vuol dire anche la vita. Segue, seguendo appunto un altro significato del termine Nefesh anima che ne ha diversi. Qui potete vedere anche la nota bibliografica e andare a consultare. Ecco, poi alla fine c'è la risposta di Dio. Leggiamo Ma Dio gli disse: "Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua anima e quello che hai preparato di chi sarà Così è di chi accumula per se stesso e non arricchisce verso Dio. Allora cosa vuol dire eh, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua anima? Vuol dire che il tempo fissato è passato e ora è giunta l'ora invece della morte. E del giudizio perché perché si tirano le fila di una vita ecco eh, noi sappiamo che i nostri giorni sono contati ce lo dice salmo 139 quindi il signore ci dà un certo eh, un certo numero di anni da vivere dove possiamo scegliere il bene e il male però lo sa solo lui qual è il momento della morte Ecco, e, e quindi quest'uomo praticamente ha mh, usato tutti i suoi anni per accumulare e, e non, è, non, è neanche, eh, non è neanche riuscito a godersi i suoi beni e arriva il momento pis, fissato come è per tutti gli uomini, perché è solo Dio che conosce il giorno della nostra morte. Ecco, questo dice la Bibbia. Ecco. E, e poi gli dice: Stolto, perché stolto? Quello che hai preparato, di chi sarà? Si potrebbe anche dire: Non, non potrai neanche godere dei tuoi beni. Ecco, è, lo, è il vero stolto ecco. e, a, già. Godersi i beni è, è meglio che accumulare che passare la vita ad accumulare. Ecco. E, il Coelet lo dice, il libro del Coelet, la stoltezza sta proprio in quello accumulare per se stessi e non arricchire davanti a Dio, dopo si dice, così è di chi, di chi accumula per se stesso e non arricchisce davanti a Dio. Ecco, questo ultimo passaggio che è importantissimo, il versetto 21, l'ultimo versetto della nostra pericope, perché ci dà il senso appunto di tutta la paragola. E ne parleremo negli spunti ecco ricomincio col primo che ho accennato il fatto che Gesù non interviene alla domanda alla richiesta di quest'uomo che aveva perso l'eredità perché probabilmente Gesù non, non interviene nel caso specifico perché aveva delle folle immense che lo seguivano e quindi se io penso così se avesse dovuto fare anche il lavoro di giudice, di dirimere le cause come facevano i giudici di Israele e anche i re, non avrebbe più avuto tempo per la predicazione sicuramente e per la, la dottrina cristiana, per la predicazione, ecco, per le catechesi eccetera. Io penso che sia così. Ecco, poi eh, fa tutto quel discorso sulla concupiscenza cioè, cioè poi sulla sulla cupidigia il Signore non poteva occuparsi di queste cose ecco anche se appunto noi siamo abituati quando uno va a un torto e casomai si, la, si fa aiutare da una persona super partes che potrebbe essere anche il prete, il sacerdote che mette pace in una famiglia, che è una cosa buona, ecco, ma qui Gesù aveva delle migliaia di folle e appunto se si spargeva la voce che Gesù fosse andato ad occuparsi di un caso particolare... Tutti sarebbero andati da lui per altre cose. Invece il lavoro di Gesù era quello della preghiera, della preeducazione, delle guarigioni e la sua missione non era quella. Io penso così, che è molto verosimile e molto semplice, perché io sono stato nel mondo semitico, il fatto che. Un, un fratello neghi l'eredità al fratello è una cosa molto grave, delle volte si ammazzano per queste cose e quindi deve intervenire un arbitro e un mediatore. Ecco, in queste cose molto, molto gravi, ecco, da noi è quasi la stessa cosa, eh, si litiga sull'eredità. Sull eh, però almeno ci sono i testamenti, ecco, tutti i, i protocolli, e quindi si divide a seconda di come il defunto aveva previsto. Ecco, poi la cupidigia, l'avarizia. Il Signore è molto severo verso la, la ricchezza, ma non, non è severo perché i ricchi vanno all'inferno. Ecco, quando leggiamo quel passaggio famoso della cruna di un ago, più facile che parsi un cammello dalla, cruda, dalla cruna di un ago, che un ricco entri nel regno dei cieli. È una frase portata al parossismo, volutamente. Ecco, non vuol dire che tutti i ricchi vanno all'inferno, perché c'era... Eh, dei patriarchi e dei santi che erano ricchi, ricchissimi, come Giobbe, come i patriarchi, eccetera. Però il Signore usa spesso questo modo di colpire l'uditorio con dei paradossi. Però è chiaro che il Signore considera la ricchezza un, un grande laccio. E esprime appunto implicitamente nelle sue parole che ehm, la ricchezza è molto pericolosa perché lo vediamo dalla parabola. Questo uomo eh, aveva già il raccolto, però, eh, appunto, siccome ha visto che il, il campo dava molto raccolto, si mette a trafficare e a fare dei nuovi magazzini, sempre delle cose volte appunto al suo patrimonio. Eh, questo è l'inganno della, della ricchezza, come lo chiama il Nuovo Testamento, perché? Perché poi la ricchezza ti prosciuga e fa in modo che tutta la tua vita sia per l'accumulare e per la concupiscenza e per la, la cupidigia, ecco, attaccarsi una vita intera a delle cose materiali. Lo spiegheremo poi qual è l'errore nello spunto successivo che adesso vengo a dire, ma è veramente un grande tranello la ricchezza. Ecco. Questo poi lo vediamo anche nel nostro mondo che adora il Dio denaro, ecco, vediamo degli imprenditori ricchissimi che però pensano solo a quello, giorno e notte. Preoccupazioni oppure delle vittorie finanziarie che li rallegrano, però poi ricominciano subito, non si accontentano mai e passano la vita a servizio nella schiavitù della materia, perché bisogna dire così, ecco, noi siamo stati fatti per, per amarci gli uni gli altri, ecco, quindi contano più le persone, non conta di più la materia, questo è il grande errore di fondo. Ecco, attaccarsi alle buone relazioni e non alla, ai soldi, ai beni, al derano che sono materia. E se uno è schiavo della materia è, è peggio che essere schiavo di un uomo, perché l'uomo bene o male può, può cambiare, ma invece la materia è sempre lì finché non hai acquisito tutto quello che ti è riproposto nei tuoi pensieri, praticamente vivi tutta la vita in ossequio e eh, idolatria verso la materia. Ecco, nel terzo spunto sp eh, spiego perché eh, il Signore con conclude nell'ultimo versetto, così è di chi non, non arricchisce davanti a Dio, dice. Che cosa vuol dire? Ecco, vuol dire che in questa vita dobbiamo arricchire davanti a Dio. E, e non saremo valutati dal nostro patrimonio, è molto banale questo, l'ho già detto, però eh, sì, è una cosa proprio banale, e però ci cascano in tanti. E allora qual è il pensiero che alberga nel cuore del Signore nell'ultimo versetto? Cioè, che bisogna arricchire davanti a Dio e non davanti agli uomini. Ecco, il ricco è sempre adulato, invidiato, ossequiato, ecco, è un placebo dell'amicizia. <ride> Comunque, noi sappiamo, ce lo dice il Nuovo Testamento San Paolo, che non potremo portare nulla nella vita futura. Di beni, di materia, la materia sta tutta qua. L'unica cosa che possiamo portare, dopo la nostra vita, nel regno è la nostra persona: spirito, anima e corpo, dice. San Paolo, tutto ciò che è vostro, spirito, anima e corpo, tutto il nostro patrimonio è la nostra persona. Allora vedete che Gesù ha perfettamente ragione quando dice che bisogna arricchire davanti a Dio, ecco, nella nostra persona. Quindi ritorniamo a un tema che io ho ripreso diverse volte, cioè diventare uomini nuovi come dice San Paolo, oppure rinascere dall'alto. E questo è un lavoro che lo può fare solo il dito di Dio. E quindi, vedete, Dio, se lo vogliamo, se vogliamo veramente arricchire davanti a Lui, di vero cuore, di vera intenzione, ci darà tutti gli aiuti che ci, che ci servono. Ecco, ma che cosa c'è in palio? Come facciamo? E dobbiamo seguire il Vangelo e metterlo in pratica, e questo lo sappiamo bene, ma poi dobbiamo anche sapere che ci sono tanti doni che molto, valgono molto più delle ricchezze, che è una tavola apparecchiata eh, da Dio, di doni per l'uomo, quei doni che arricchiscono l'uomo. Ecco, io prendo una sequenza di San Paolo, ma potrei parlare anche dei carismi. Ad esempio San Paolo dice che il frutto dello Spirito Santo è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé, mansuetudine, pazienza. Poi ci sono tutti i carismi spirituali. Vedete che il Signore ci ha preparato una tavola imbandita. Con con cibi succulenti, ecco, per le nostre anime. Sono tutte queste cose, ecco, sono gratuite. Basta dire sì al Signore. Voglio cambiare, voglio che tu mi renda ricco nella mia persona. Accetto il tuo progetto e ti dico sì. È Tutto gratis. Ecco, infatti, Isaia, quando parla appunto di queste cose, parla di vivande. Ottime e cibi succulenti, ecco, sono le cose di Dio. Ecco, parla delle cose di Dio anche. Isaia, otto secoli prima di Cristo, diceva già queste cose. E tutto nasce dalla parola di Dio, ecco, dove troviamo tutto quello che fa bene a noi per creare in noi stessi ecco, l'uomo di Dio dice san paolo ecco. questo è il segreto della vita ecco quindi se si va per un'altra strada cercando anche la felicità però eh, la felicità non viene da altre cose la felicità la proviamo la possiamo avere ecco, non sempre ma gustarla attraverso la presenza del Signore nella nostra vita e quando abbiamo questi doni ecco che sono dei regali gratuiti di Dio e che ci permetteranno se li abbiamo, se ne abbiamo conquistati alcuni, e ci danno la prospettiva della vita eterna e futura. Ecco e questo è il senso della vita, ecco, che cercavano anche i filosofi, gli antichi, quando c'era ancora lo Sheol, quando non c'era ancora il paradiso, ecco, cercavano un senso della vita. Questo è il senso della vita, arricchire in noi stessi attraverso l'aiuto della grazia, attraverso l'aiuto di Dio. Pace e bene a tutti e buona giornata.